Bene, eccoci qua. Allora, questo cavo deve variare sulla radio, ovvero dovrò smontare questo cassettino e fai fare tutto un bel giro qui sotto la plastica, arrivando fino laggiù, fino a dietro. Poi ci sarà sto cosino qui che romperà un po' le scatole, perché c'è un fermo ma di plastica, non c'è una vita. Pensa ci fosse una vita, invece no. Devo fare questo giro qui, arrivare qua e arrivare qui dietro. Una volta siamo arrivati qua, poi vi parlerò anche di questo, che fa parte di questo. E con il lo metterò da qualche parte di qua io. Eccolo, ti mancavo? Allora, lasciamoci un bel pezzo, così. Mai abbondare, non si sa mai, magari faccio le cose precise. T25. Questo è lo spettacolino che ci ritroviamo. Siete un cavolo, ma comunque. Aspetta, eh. Olli. Ma da bellino, anche questo. Nuovo, proprio per l'occasione. Dobbiamo passare il cavo da qualche parte qui dentro. Vedi dove vado? Questo è il giro che vi faccio fare. L'ho già nascosto, non siete più. E spunta di qua. E questo andrà dietro la radio. Passiamo di qua. Io non so se si vede, ma comunque se non ci vedi mettiti un occhio in mano. Dunque, aspetta, eh. Faccio una cavolata qui, mi passo dietro la cintura. Oh vai. Qua non ti faccio vedere, tanto c'è poco da vedere. L'importante è entrare sotto, incastrarlo. E dal punto critico, andiamo qui dura. Qui vediamo. Come cavolo c'è un filo ora? Perché qua ci sono le penne di plastica, non sono delle vite. Sembra una vite ma non è. E io continuo a provare. Avevo mandato un casino col telefono. Dunque, qui sono riuscito a farlo passare sotto. Qui invece non riesco a infilarlo più di così. Magari ci provo dopo un giravite grosso. E qui siete appena. E qui questo filo adesso andrà a fare questo giro dietro il sedile. Vedi? Capito com'è? Continuiamo a passare questo filo. Sembra facile, eh? Giro tondo, tasca e mondo, qui c'è un cavolo, maremma le palle. Aspetta, anche se ti fa un lavoretto qui. Guarda, qui c'è la sedile, anche qui mi ha la cintura, perché sono parecchio furbo, no? Vedi? No, che ho fatto? Che ho fatto? Fatto bene. Ora qua come faccio? Io perché non ci do nemmeno io? Mezzo sto sedile. Ah, che casino. Oh, taglio un pezzo di filo lungo e lo passo di sotto. Faccio prima. Guarda. Con le forbici. Come dico sempre, meglio abbondare, si sa mai. Sa, visto? Ora faccio del lavoretto che faccio. Sempre se ci riesco. Questo passo qui sotto, ci vedi? So che non ci vedi però. Perché qui non vedo un cavo, non vedo il telefono, quindi non so che sto facendo, se si vede te, non lo so. Eccolo, che ho fatto. Hai visto? Facile. E siamo giunti qui, ci vedi? Perché non vedo da qua, ci vedi, va tranquillo, ci vedi. Di qua si passa qui, vedi? Mamma mia,
cosa brutta, mi è rimasto il filo qua a vista, però non ci interessa. Vedi? Visto com'è facile? Guarda. Cos'è? Perché qua ci siamo arrivati. E qui il gioco è fatto. Ok, eccoci qua. Allora, proviamo a smontare questo pezzo, come ti ho detto prima. Perché io vorrei fare un buco da qualche parte. E qui, e metterci il connettore, capito? E dopo salteremo anche il filo sul connettore. Vediamo se dove l'ho messo, non si sa. Eccoli qua, vedi? Sono 6 pin. E ci andranno 2 in alto, o comunque ne scegliamo 2 dopo. 2 i canali, sinistra e destra, la massa. Poi alimentazione, ovvero più 12 volt. La massa. E il remote. Si chiama così, non so come si pronuncia in inglese perché sono ignorante. E serve il comando che dà la radio all'amplificatore per accendersi, ovvero i più 12 volt. C'è una vite, guarda, ci vedi? Sì, ci vedi la voglia. Una vite, 2 e 3. E qui è dove prenderemo la corrente. Ovviamente non ci metteremo niente qui dentro, ma prenderemo la corrente direttamente dal connettore. 2 e 3. Faccio qui in basso, vai, tutto qui in basso. Ora a ritrovarlo, disse quello, cioè la puntata di entrata, no? Questo, anche 16. Esci da sto corpo! Disse... Disse esorcista al gabinetto, esci da sto corpo! Oh, spazza questo di qua, vedi? Eccoci sganciato, guarda. Questo di... Ok, 1 2. E poi prendiamo il rosso piccolino per il remote, il simpatico, no? Allora, qua ci sono dei numeri, ti spiego. Su questo connettore qui che poi ti metterò in descrizione. 1, 5 e 6 che sarebbero i 3 piedini più stretti, ma di poco, Mentre 2, 3 e 4, questi 3 sotto, sono leggermente più grossi, dovrebbero supportare fino a 5 A. Allora andrò a stagnare questi tutti quanti. Ok, guarda, mi sono inventato, l'ho infilato qui sotto la pinza, mi reggi il connettore, più comodo di così non si può. Ok, mi ero dimenticato di mettere la vite, l'anellino e la gomma. Perciò mi tocca di saldare in una volta il connettore. Ecco qui, guarda. Piedino mi sembra 5-1, canale sinistro e canale destro. Piedino 6, quello centrale, comunque non so, mi ricordo bene il numero. Sarà la massa dei canali. E il rosso fine, che ora mi si è scollegato, sarà l'accensione remota. Ed è il piedino 2. Ora ho tagliato 2 pezzi di cavo dalla parte del connettore dell'amplificatore, no? Li farò passare da quel buco e poi arriveranno qui, a questo connettore qua, dove ora c'è il saldatore. Ok, mi sono segnato una cosa, ovvero i numeri sul connettore. Pin numero 5, canale sinistro. Pinino 1, canale destro. Chi sarà la massa dell'audio. Il numero 2, accensione remota. Il 4, il più del 12 volte, ovvero il filo giallo che va alla batteria sul positivo. E il 3, la massa, ovvero il filo nero. Allora, risaldo anche questi. E dopo si guarda. Ecco qua, come avevo detto, vedi? Stanno anche parecchio bene. La vado a mettere. Il tempo è stringente di qua. Che di là, chissà mai che possa spiegare qualcosa. E ora andrò a provare a mettere il connettore qui dentro. Come dicevo prima, di sicuro questo così non entra. Vedi, andate per dietro, perché qui sono anche rigidi. Perciò andate a tagliare questo pezzettino qua. Come mi trovo le fabbrici elettricista e basta. Dietro ho tirato un altro pochino più a destra, perché tra l'altro sembra che sia preciso, invece no. Stare, eh? E arriveranno qui direttamente dove c'è il connettore, guarda, è venuto preciso. E dopo, sia positivo che negativo, ci metterò 2 faston. Di sicuro creerò un cavetto sdoppiato perché almeno posso continuare ad usare questa, che non so perché prima non funzionava. Qui adesso io ho rimesso le viti, ho richiuso tutto. Poi questo me lo farò con calma a casa. Poi queste andranno allungate. In pratica qui uscirà questo connettore qua. Qui tutti i siavi andranno fino a questo connettore qui, che posso cancellare qua. Perché ci ho messo il connettore? Indovina un po'.
essendo una macchina lunga, a volte capita che porto cose grosse o cose lunghe qui dentro, tipo un tavolo, i letti. Per fare un esempio, almeno posso levare l'altoparlante e non lasciare cavi in mezzo. Che rompe coglioni, oh. Eccoci qua, allora andiamo a recuperare il nostro cavo, filo, quello che ti pare, lo si srotola e questo è fatto. Vedi? Poi se non serve questo si isola e si usa quest'altro, ma più facile che isolargli usa questo che ci sarà femmina piuttosto che maschio. Quindi questo secondo me può rimanere. Poi si smonta la radio. Pianino pianino, ecco qua. Si comanda ad attivare la radio, porta questo picco tirato fuori. Questo praticamente fa parte del frontalino, però è stato su questo connettore. Andiamo a cercare il connettore per l'accensione del motore, che dovrebbe essere il blu, ed ecco quello qui, che è pure tagliato, accidente. Poi intanto ci arriva, eh?
per l'uscita. Allora, ci sono tre uscite frontale e retro, e in fondo c'è il subwoofer, quindi attacchiamo questi qua in fondo. Ecco, ora manca questo. Questo mi comanda il volante, porto questi via. Se pensavo di farci qualcosa, invece ci faccio niente. La cosa brutta è che su filo non ho scritto niente, ma io sono sicuro che sia questo. Invece vedrai, qui il connettore c'era una volta, quindi si apre questo per forza. Spuccio questo, spuccio quell'altro, ma non vuole metterli insieme, sia come no, il problema è risolto. Il cassetto metto a posto e ci vediamo nella parte 2.